È un tema grande quello di questa sera, che ha tantissime implicazioni, apre. Mi sembra di vedere un castello davanti con tante stanze, ciascuna poi magari è talmente ricca in sé che uno rischia di fermarsi lì e di non vedere le altre. Io cercherò di dire qualcosa a partire da quanto mi ha comunicato Stefano quando mi ha chiamato, cercando di individuare, di restare un po' nella traccia che ho trovato qui sulla proposta di questa sera. Parto con un'espressione che sicuramente conoscete, un esegeta che poi è stato anche scomunicato anche lui. Io mi auguro di non fare quella fine, ma vedo che i miei fratelli esegeti spesso e volentieri finiscono così. Alfred Loisy, l'avete sentito ancora, sì? Più o meno. È stato dipinto come eretico, come affossatore di chissà che cosa, eccetera. Lui era un semplice, anzi un grande esegeta onesto, ed è famoso per questa frase. Si ricorda questo, ma lui ha scritto molto altro. Gesù ha predicato il regno ed è venuta la Chiesa. Sì, ed è vero, è vero. In questa frase, in questa espressione, Gesù ha predicato il regno ed è venuta la Chiesa. Ci sono tutti gli elementi che possono un po' guidare, illuminare la nostra riflessione di questa sera. E il primo elemento è Gesù. Gesù pensava davvero di fondare, tra virgolette, una religione, di strutturarla così come la conosciamo noi oggi, eccetera, eccetera. Credo che nessuno di noi questa sera faccia fatica a rispondere a questo dicendo no, Gesù non pensava questo. Siete d'accordo? Su questo credo che siamo abbastanza, non c'è bisogno di stare qui a perderci troppo tempo, però facciamo un passettino indietro e visto che il tema tocca proprio i due elementi, incarnazione e chiesa, incarnazione fa riferimento in particolare a Gesù, proviamo a fermarci un attimo e accendere il faro sulla persona di Gesù, perché noi siamo stati tutti educati, voi come me, tutti educati a pensare a Gesù, figlio di Dio, uguale Dio, no? Ci hanno cresciuto lì dentro, eh? Impossibile vedere altro, perché se appena appena accenni a qualcos'altro, cominciano a accendersi le lampadine rosse in giro. Però proviamo a concentrare un attimo il nostro sguardo facendo piazza pulita delle immagini che ci siamo fatti o ci hanno fatto di Gesù di Nazareth, figlio di Dio, figlio del Dio Altissimo, Signore Onnipotente, eccetera, eccetera, eccetera. Gesù di Nazareth. La prima cosa era un uomo. E già questo dovrebbe farci riflettere, perché se era un uomo, ha tutte le caratteristiche di un uomo, ciascuno di noi. Quindi già questo ci dice qualcosa. Se restiamo nell'ambito del tema religioso, allora usiamo pure le definizioni in cui ci hanno fatti crescere. Era un laico Gesù, non era un sacerdote, non era un rabbino, non era un dottore della legge, non era un levita, il sagrestano del sacerdote, insomma, che era un laico. E per i suoi tempi, se volessimo proprio caratterizzarlo un po', era quello che, se vi ricordate, negli anni 70-75, quelli che si definivano i laici impegnati, ricordate? O se guardati con l'occhio benevolo della congregazione della dottrina della fede, i cattolici del dissenso. Ricordate queste figure che emergevano un po', sempre un po' critici, magari. Oggi sicuramente il ministro dell'interno, non è un lapsus freudiano, è voluta, li definirebbe i radical chic della teologia, perché quando uno non è intelligente, l'unica definizione che sa dire sono queste cose qui per annullare gli altri. Vabbè. Gesù era un laico così, non era prono alla teologia e alla visione religiosa del suo tempo.
Gesù sarebbe piaciuto a un personaggio del nostro tempo, che tutti voi spero abbiate amato, Martini, Cardinal Martini. Gesù sarebbe piaciuto a Martini, se Martini fosse vissuto la sua epoca, evidentemente. Perché? Perché Gesù era un credente, sì, ma soprattutto un pensante. Gesù era uno che pensava, non si accontentava di quanto gli veniva fornito dalla religione ufficiale del suo tempo. Questo l'ha portato naturalmente ad assumere posizioni molto critiche davanti alle deviazioni religiose del tempo di Gesù, che non sono molto dissimili dalle nostre di oggi, eh? Non siamo, dopo 2000 anni non è che abbiamo cambiato poi ste gran cose, anzi, per certi aspetti tutto quello che Gesù ha buttato fuori dalla finestra noi l'abbiamo fatto rientrare dalla porta, grazie anche a letture straordinariamente talebane del testo biblico. Diciamo che spesso e volentieri i nostri fratelli musulmani sono dei fondamentalisti, ma tante frange cattoliche sono veramente peggiori da questo punto di vista nel modo di trattare il testo sacro. Quindi Gesù è un laico impegnato che si interroga, e già questo mette un po' in crisi una cosa che ci hanno sempre insegnato, perché non so a voi, a me sì, a me hanno sempre insegnato che Gesù quando è nato, vabbè, lasciamo perdere come è nato, vabbè, o come è stato concepito, quando è nato, da appena è cascato fuori da sua madre, autostrada, tutto dritto, sapeva dove sarebbe andato a finire e come sarebbe andato a finire. Perché? Perché il padre gli aveva spiegato tutto prima e quindi era l'unica via che poteva percorrere. Per Gesù era tutto chiaro fin dall'inizio. Doveva morire per salvare, da che? Dal peccato. Quindi per Gesù un'autostrada. Certo, un uomo così lo definireste ancora uomo? Io vorrei averlo un uomo così, in parte dice che c'ha la strada bella dritta, sa già dove, nessun errore, tutto dritto, preciso, finito, già preordinato, niente destra né sinistra, tutto dritto. È il problema dell'autocoscienza di Gesù, non è da poco. Cosa sapeva Gesù di sé? Cosa pensava di sé Gesù? E forse ci fa un po' fatica pensare questo, ma quando Gesù chiede ai suoi, oh, cos'è che dicono gli altri di me? È un modo di interrogarsi anche su di sé. È vero che lui lo fa anche per capire che cosa loro sono andati a raccontare di lui, e non ci fanno una bella figura i discepoli dalle risposte che danno, perché se la gente ha capito quello vuol dire che i discepoli quello hanno fatto passare, quindi hanno toppato alla grande. Però anche Gesù va in crisi su se stesso e si chiede a un certo punto chi è, cosa deve fare e come deve fare a farsi capire. C'è un periodo della vita di Gesù, proprio all'inizio della vita pubblica, che gli esegeti tecnicamente, in uno slancio, diciamo così, di dolcezza, perché gli esegeti sono piuttosto aridi da questo punto di vista, chiamano questo momento la primavera galilaica. Sapete, nel Vangelo di Marco è quello che è chiamato un po' la giornata di Cafarnao, proprio nel secondo capitolo, quando, manco a farlo apposta, tutte le cose vanno bene. E Gesù guarisce, la gente gli va dietro, le folle lo osannano, i discepoli entusiasti, veramente una cosa incredibile. Tutto va bene, fin quando a un certo punto Gesù comincia a dire alcune cose che non solo non vengono capite, non sono neanche gradite. Perché la gente dice, oh, questo finalmente è quello giusto. È quello che finalmente incarna il Messia. Questo qui ci tira fuori dai casini con i romani, viene a pulire il tempio, ci porta via un po' di pretume che è corrotto, eccetera, eccetera. L'abbiamo trovato, finalmente è qui. E quando Gesù dice che lui interpreta il suo essere Messia in un altro modo, la gente, la primavera galilaica, puff. Sapete, chi di voi è sposato? E vi vergognate pure, alzate le ste mani, no?
capisco che è una scelta un po' complicata, però. Allora, avete fatto il viaggio di nozze? Sì? È andato sempre tutto bene durante il viaggio di nozze? Va bene. Quando si rientra dal viaggio di nozze, però, si fanno i conti poi con la realtà. E è normale, in una relazione è normale che ogni tanto insieme al dolce ci sia anche il salato, perché altrimenti non sarebbe una relazione. Quindi anche Gesù vive questo momento, si rende conto che lui ha parlato, ha posto dei segni che aiutavano a comprendere la sua parola e il suo messaggio, ma la gente non ha capito una mazza. Hanno capito esattamente il contrario. L'hanno letto a partire dai loro desideri, dalle loro aspettative. E questo ha fatto sì che a un certo punto anche Gesù stesso va in crisi. E nei racconti evangelici ci viene fatto vedere davvero come Gesù fila e esce da Israele e guarda caso lui che aveva appena fatto un sacco di miracoli di guarigione, di ridare la salute alla gente, di far capire che era lì perché, poi ci ritorneremo sopra su questa cosa, il suo criterio è il bene dell'uomo. Quando la gente non accetta questo discorso che dice o fai fuori un po' di romani o ci ridai il regno del grande re Davide oppure anche tu sei uno, un contapalle come tutti gli altri e non ti vogliamo, Gesù se ne va via perché capisce che ha fallito. Lui parla e loro non lo capiscono. E se vi ricordate va a finire in terra pagana, dove? In casa della Sirofenicia. La ricordate? Quella che ha la bambina ammalata. E lì Gesù si rinchiude perché non vuole farsi trovare, non voleva farsi trovare, ce lo dice l'esperienza del racconto evangelico. E malgrado il suo nascondimento, è straordinario quel testo, è la pagana che ributta Gesù fuori. È lei che lo costringe di nuovo a uscire. Lui che voleva rinchiudersi viene ributtato fuori da una che non fa parte neanche della sua tradizione religiosa. Chi sta fuori obbliga a uscire, potremmo dirla così. Lei che era fuori dal cerchio obbliga Gesù a uscire. E Gesù riprende da inventore geniale, perché è in quel momento lì che Gesù si inventa un modo di parlare che è tipicamente suo. Inventa le parabole. E le parabole sono delle trappole linguistiche che Gesù inventa, veramente sono geniali. Credo non abbiamo da nessuna parte dei testi così, né nella tradizione biblica, l'Antico Testamento, né nella tradizione extrabiblica. Sono delle trappole linguistiche per cui Gesù ti tira dentro senza che tu te ne accorga. E quando sei dentro ti rendi conto che Gesù ti sta obbligando a cambiare il tuo modo di pensare Dio e alla fine ti obbliga a schierarti. Bene, il suo percorso è proprio questo. Ed è qui che viene a toccare il cuore della nostra esperienza, diciamo così, religiosa. Occorre passare, a mio avviso, ciascuno faccia come vuole, ma secondo me occorre passare proprio da un Gesù che ti offre una salvezza perché dice è così, hai bisogno di essere salvato, non ti chiedere da cosa, ci penso io. Questo ci hanno insegnato. Se non vai da Gesù, vai dove? Ecco. E quindi, o fai così, oppure la tua vita è un fallimento, negandoci la possibilità di essere semplicemente uomini. Se non si è cristiani, a un certo punto nella Chiesa non si è uomini. Non c'è la possibilità di essere uomini. E donne. Quando dico uomo, intendo abbracciare anche tutte le donne, evidentemente. Il linguaggio mio è vero, è poco inclusivo, però quando si fa le conferenze, se devo fare linguaggio inclusivo, allora a sto punto ci prendiamo 4 ore di tempo, così.
però mi scuso con le sorelle presenti, deformazione maschilista della Chiesa Cattolica. Allora, qual è, dicevo prima, ci ritorniamo sopra adesso, il criterio che ha guidato l'azione e la parola di Gesù? Il bene dell'uomo, il bene dell'umanità, delle persone. E questo diventa anche per noi il criterio per leggere le scritture. Perché se non leggiamo con questo criterio le scritture, allora alle scritture facciamo dire tutto quello che noi vogliamo. E da qui vengono fuori quelle immagini deformi e deformate, irridenti anche, idolatriche di Dio, che ci siamo fatti lungo il corso dei secoli. Ecco, io credo che la prima cosa, e se ve lo ricordate, uno come Pietro, era un testone, uno di quelli che veramente ha fatto fatica più degli altri a capire e a seguire Gesù. Uno di quelli che ce n'è voluta, anzi ha dovuto passare anche dal tradimento, dal rinnegamento, dal dire non mi ci sporco con questo, perché mi costa troppo, anche perché le implicazioni della predicazione di Gesù non toccavano solo la parte di Israele, toccavano anche la relazione con Dio di ciascuno di quelli che lui ha incontrato. Quindi Pietro arriverà a dire nella sua prima predica, e io avrei voluto esserci, veramente, avrei voluto sentire quel pescatore del cavolo, incapace di parlare, che non aveva capito niente fino al giorno prima, pronunciare la sua prima predica e dire di Gesù una sola cosa: avete fatto fuori quello che è passato in mezzo a voi. Ragazzi, un po' di Bibbia masticate. Come tutti i libri, queste qui sono pagine, ci sono dei segnetti, si legge, si gira pagine, si continua. La Bibbia bisogna leggerla, mi raccomando, leggerla senza paura, perché poi potete andare a rompere le palle ai vostri preti e dirgli spiegami un po' sta faccenda. Vedrete quanti non sono in grado di farlo, perché come diceva Ortensio, ci si affida alla grazia di Stato ma non alla competenza. Ed è vero, andate a disturbarli su questo, andate a dirgli studia capra prima di parlare o prima di fare omelie, studia. Bene, Pietro è riuscito a fare la sua prima omelia dicendo l'unica cosa possibile che possiamo dire di Gesù: è passato facendo del bene a tutti. Questa è l'unica cosa certa di Gesù. Perché per quanto riguarda il resto, i Vangeli, sì, è vero che ci raccontano di Lui, ci parlano di Lui, ci riportano anche sue parole, eccetera. Ma non tutto il Vangelo è parola di Gesù. Perché i Vangeli non sono ricostruzioni storiche e storiografiche. Non è che stava lì uno come stasera, io ho un registratore attaccato che registra tutto quel che dico. Sono rielaborazioni teologiche in funzione delle comunità che i redattori finali, che noi chiamiamo evangelisti, hanno messo giù per passare una testimonianza di fede. Perché funzionano i Vangeli? Funzionavano all'epoca, diciamo così, funzionano anche oggi ma un po' meno. Perché? Perché quella era catechesi narrativa. Cioè ti faceva entrare dentro in una storia e in quella storia tu dovevi trovare il tuo posto e dovevi dare la tua risposta. Perché la nostra catechesi oggi non funziona più? Perché continuiamo a massacrare i nostri ragazzi con queste catechesi del caspita? E alla fine ci stiamo pure a chiedere perché dopo la cresima se ne vanno. Perché ce lo chiediamo pure. Ma cosa ho sbagliato? Non è cosa hai sbagliato, è tutto sbagliato, perché ci limitiamo a comunicare dei contenuti dottrinali che Gesù manco si è sognato. Gesù non se li ha manco sognate queste cose qui. Per lui il criterio era quello di riportarci alla più pura dimensione umana. C'ho ancora qualche minuto? Se avete pazienza facciamo un passettino dentro Gesù. Vi va? Allora, ci provo.
Abbiamo detto che Gesù quando è nato era un uomo, e un uomo non vive fuori dallo spazio e dal tempo. Un uomo vive in un determinato tempo e in un determinato luogo. Quindi Gesù era ebreo. Era ebreo. Quindi ha assorbito la cultura con il latte di sua mamma, si è preso la cultura del popolo, del tempo e dello spazio in cui lui è nato. E più o meno a grandi linee sappiamo tutti, insomma, la cultura e la religiosità, la cultura religiosa in cui Gesù è nato. Ora, questa cultura fondamentalmente ruota attorno a due istituzioni fondamentali. Ve la faccio breve, perché sennò non finiamo più stasera. La prima vabbè, dai, ci vediamo la prossima volta, va. Cos'è che caratterizza la religione al tempo di Gesù? È uno dei conflitti che... La legge, la Torah, la legge, ok? La legge normalmente non nasce fine a se stessa, nasce in relazione a qualcos'altro. In questo caso la legge era espressione di quel concetto fondamentale in Israele che i profeti hanno sempre richiamato, Berit, l'alleanza. La legge è l'espressione concreta, diciamo, è quella che determina le espressioni etiche dell'alleanza, che è il cuore della fede di Israele. La fede di Israele è un'alleanza, cioè è una relazione, alleanza è questo, è il giocarsi di aprirsi, il giocarsi una relazione tra Dio e il suo popolo. Ok? E la legge diventa espressione pratica, concreta di questo. Solo che se si dimentica il chiodo che tiene sulla legge, cioè l'alleanza, la legge diventa fine a se stessa da una parte. E si confonde la legge come qualche cosa che al di fuori dell'alleanza Dio dà e dice: se osservi questo ti voglio bene, se non lo fai, cavoli tuoi, anzi, t'arriva la mazzata. Nasce così quella che ha inquinato per tanti anni la nostra spiritualità e la nostra religiosità, la teologia del merito. Se fai così Dio ti vuole bene, ti premia, se fai cos'ha Dio ti castiga. Per cui la benevolenza, lo sguardo benevolo di Dio su di te, il suo amore, te lo devi meritare. E lo meriti come? Mettendo in atto tutte queste cose. Poi queste cose sono passate nella Chiesa, Sono passate. Vi ricordate i 5 precetti? Qual è la domanda che ogni tanto, quando ci capita una festività infrasettimanale, ci si fa? È di precetto? Perché se non si assolve il precetto, quello lassù si incazza come una iena. E poi vai dal suo rappresentante, che si incazza più di quell'altro, e ti dice: adesso fai penitenza. E il castigo diventa il tuo modo per meritarti il perdono. Sapete che la parola merito condivide la radice con la parola meretricio. Sapete cos'è il meretricio? Si usa poco, ma si fa ancora molto, La parola si usa poco, ma l'attività funziona alla grande. Il meretricio, sapete cos'è? Non so, ai tempi di Casier, tra Terraglio e Pontebbana funzionava, non so adesso. Quindi vuol dire in fondo offrire la prestazione di qualche cosa in cambio di qualcos'altro. Ecco, la teologia del merito ci porta a questo. Quindi immaginate dietro questo modo di pensare che immagine di Dio c'è. Certamente non quella di un padre. Ammesso comunque e non concesso che Dio sia padre, perché Gesù deve parlare con le sue categorie, quelle del suo tempo, non può parlare in altro modo, deve usare delle parole che possono essere comprese nel suo tempo, nella sua cultura.
non poteva certamente dire in una società patriarcale come la sua che Dio è mamma. L'avrebbero lapidato prima e non avrebbe fatto a tempo di le beatitudini, noi saremmo rimasti a secco. Quindi deve usare dei termini che sono connessi alla sua esperienza religiosa. Come noi oggi dire Dio, che è? Cosa vuol dire? Ha un senso questa parola? Indica qualcosa, qualcuno, uno spazio, un luogo, una nuvola dell'aria? Che è? Possiamo definirlo Dio? Possiamo definirlo? Non credo. Non credo. Quindi usiamo dei termini per convenzione da questo punto di vista. Diciamo, ok, ci riferiamo al mistero, all'amore, alla vita, di cui Gesù diventa espressione piena. Poi ci arrivo, magari. Comunque, Gesù entra in questo contesto religioso segnato profondamente dall'alleanza, dalla legge. La seconda istituzione è il Tempio. Il Tempio che raccoglie questa presenza, che però passa attraverso la mediazione di alcuni personaggi, i sacerdoti. Nella teologia ebraica c'è una bellissima cosa che purtroppo i sacerdoti stessi non sempre hanno rispettato al tempo di Gesù, che è la modalità di presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E si parla con un termine ebraico di Shekinah. Shekinah. Allora, intraducibile, presenza. Però indica concretamente, sull'arca dell'alleanza c'era il coperchio e sul coperchio c'erano due cherubini posti uno di fronte all'altro che si guardavano di faccia. Bene, Shekinah è lo spazio vuoto tra i due, che non è uno spazio vuoto nel senso che non c'è niente, c'è qualcosa che è inafferrabile, i cui cherubini sono messi a guardia. Ma non vuol dire vuoto assenza, è una presenza che è inafferrabile. È come se tu in una giornata di sole nella tua stanza abbassi le tapparelle e lasci le righe aperte, entra un raggio di luce e ci metti la mano. Il raggio cade sulla tua mano, se tu la chiudi per portarlo a te e la apri, ecco, la presenza di Dio è così. E Gesù entra in questo ricordando prima l'alleanza e in secondo luogo, accanto a questo, si riallaccia l'esperienza profetica. I profeti hanno sempre denunciato questa deviazione in Israele. Non si può praticare la legge dimenticando l'alleanza, perché altrimenti si rischia di utilizzare la legge e farla diventare strumento di potere sugli altri. Non venite qui a soddisfare le esigenze della legge al Tempio se poi massacrate di botte i vostri operai, se rubate al povero, se offendete la vedova. Le 10 parole, decalogo, ricordate il terzo? Ragazzi, almeno i comandamenti, non dico le beatitudini. Noi l'abbiamo tradotto male, però l'abbiamo tradotto come? Ricordati di... Ecco, le 10 parole originali, ricordati dello Shabbat. Qual era il senso? Non era quello di andare al Tempio, alla sinagoga, che poi noi abbiamo fatto diventare ricordati di santificare le messe, le feste come? Con la messa. Non era questo il senso. Il senso profondo di quella parola, ricordati dello Shabbat, era non farti faraone per il tuo fratello, come è successo a te. Quindi non farti faraone, non prenderti tutto il tempo del lavoro del tuo fratello, lascialo riposare e riposa anche tu insieme. Non diventare faraone, perché ci sei passato, sai cosa vuol dire? Quindi entra nello Shabbat in questo modo. Quindi Gesù ricorda da una parte la frusta dei profeti che denunciano questa deviazione della legge fine a se stessa, dall'altra si riallaccia all'esperienza sapienziale di Israele
E lo fa in modo particolare facendo, a mio avviso questo, facendo riferimento a quel bellissimo testo, purtroppo anche qui massacrato dalla nostra teologia cattolica, quel bellissimo testo che è il racconto della creazione, del Genesi, dove quest'uomo, questi uomini, perché è un lungo processo redazionale, però alla fine il narratore, chiamiamolo così, il narratore alla fine non è che descrive un mondo passato, un mondo che non c'è più, che abbiamo perduto. Noi su questo ci siamo gettati a capofitto, il paradiso perduto. No, non è mai esistito un paradiso perduto, c'è un paradiso a costruire qui, il giardino comune, qui, adesso. E noi ci stiamo dando da fare, tra l'altro, per mandarlo in malora. Però il narratore dice, descrive il suo mondo, quello che vede, che è un mondo fatto in un certo modo, in cui c'è spazio per ogni cosa, e in questo mondo vede la mano sapiente del creatore che opera in questo modo. Innanzitutto, quando si mette all'opera per creare il mondo, che poi, apro una parentesi, creare in ebraico, bara, non significa creare dal nulla. Questo ce lo siamo inventati noi, figli della filosofia greca. In ebraico, bara significa fare qualcosa di totalmente nuovo, di inaudito, di mai visto. Quindi non è che Dio si mette lì e dice, toh, idea, va, prende l'idea, la mette lì. No. Parte dal caos inabitabile e con un'opera di divisione e separazione comincia a mettere ordine per rendere abitabile il mondo. Solo che mentre lo fa, man mano che lo fa, si ritira. Non è che Dio occupa tutto lo spazio. Dio creando si tira indietro. Perché? Perché ponendosi un limite, ritirandosi, permette all'altro di essere, di esistere. E così facendo arriva al sesto giorno a creare l'uomo, l'umanità, l'umano, e si ritira nello Shabbat. Dice, io ho fatto la mia parte, mo state. Quando dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Poi il narratore continua dicendo, a immagine di Elohim lo creò, maschio e femmina li creò. Dov'è finita la somiglianza? La somiglianza non c'è più, perché è una chiamata a realizzare, a diventare umani. Lui quando ci guarda l'immagine la vede. Siamo noi a dover realizzare la somiglianza. Ed è qui che arriva la proposta di Gesù. Gesù non inventa nessuna religione, perché semplicemente ci riporta all'origine delle cose e ci dice, ragazzi, c'è ancora strada da fare. Non siamo ancora pienamente umani. Bisogna ancora realizzare quella somiglianza che è in via di realizzazione. E non si può continuare a farla come si è sempre fatto fino adesso. Il modello c'è, il figlio dell'uomo, che è l'esempio di cosa significa essere umani, secondo il progetto del creatore, di quello che chiamiamo Dio, di questo mistero di vita che pulsa nell'universo. È per questo che lo mistero stesso si è umanizzato, come dice anche spesso e volentieri José María, Pepe Castillo. Non si tratta di divinizzare Gesù, ma di umanizzare Dio, perché in Gesù Dio si è umanizzato per questo motivo, per farci comprendere qual è il modello di umanità a cui tendere, verso cui andare, da costruire. Allora Gesù metterà in atto tutto questo nel suo modus operandi, cioè nel suo modo di vivere la vita. Per questo parliamo di
guardare, ispirarci, Pepe lo chiama il bios, possiamo tradurlo lo stile di vita di Gesù. Non siamo chiamati a ripetere dei contenuti dottrinali. Siamo chiamati ad assumere uno stile di vita ben preciso. Il resto verrà se serve, ma non è prioritario. Il prioritario è il criterio di esemplarità che ci offre Gesù. E non per ripetere a pappagallo quello che ha fatto lui, ma a partire dal suo stile di vita costruire percorsi di umanizzazione, perché è questo che ci viene affidato in primo luogo. Ora, se questa è la parte che riguarda Gesù, allarghiamo lo sguardo e arriviamo all'esperienza ecclesiale. Abbiamo vissuto tutto questo o l'abbiamo perso? Che fine ha fatto tutto questo percorso? Di che cosa ci siamo preoccupati in 2000 anni? Allora, già dall'inizio, subito dopo la passione, morte e risurrezione di Gesù, le comunità sono riuscite a mantenere un certo stile. Luca ce lo racconta anche negli Atti, per esempio. Ci dice che chi guarda dall'esterno era meravigliato. Perché? Perché ci viene detto esplicitamente: nessuno era nel bisogno. E questo sposa in pieno l'idea che Gesù ha fatto passare di Dio. Dio non guarda i meriti, ma i bisogni. Allora, nelle comunità si viveva proprio questa parte, cioè, ognuno era ricolmato nei suoi bisogni, nessuno era nel bisogno. Poi le modalità in cui questo avveniva non ci interessano minimamente, ogni cultura esprime le sue, ma era questo che colpiva, perché in un'epoca globalizzata, tra virgolette, come quella dell'impero romano all'epoca, era qualcosa di estremamente nuovo, di inaudito, che si potesse vivere così. Man mano poi le comunità vengono avanti, hanno bisogno sì di darsi dei simboli, di ritrovarsi attorno a qualcosa e di strutturarsi per certi aspetti. Questo è un processo normale in ogni tipo di gruppo, che man mano ti allarghi, alla fine devi darti delle strutture che ti permettono di portare avanti le cose. Quando cominciano i guai? Col nostro amico Costantino. Quando diventiamo praticamente un'espressione religiosa che comincia a sposare l'idea inversa. Non si preoccupa più dell'economia della salvezza, ma della salvezza dell'economia. Quando cominciamo a diventare religione di Stato e assumiamo anche i meccanismi e le varie realtà dello Stato a scapito di altri, quando non come Gesù stesso ci aveva mostrato o Dio stesso creando, quando vogliamo occupare tutto lo spazio e non diamo la possibilità all'altro di essere nella sua differenza, comincia il declino, che avrà anche delle punte di ripresa bellissime, eh? Pensate a un San Francesco, pensate all'esperienza del monachesimo che tenta di combattere questo con la cultura che oggi potrebbe ancora salvare l'Italia se ci fidassimo della cultura, ma a quanto pare, vabbè, è qualcosa che non rende, quindi non bisogna farla, si butta, tempo sprecato. Fino a quando arriviamo alle espressioni che poi si incancreniscono fino ai nostri giorni. Io ho fatto un salto velocissimo perché non abbiamo il tempo di stare a vedere, di fare questa analisi, ma pensate per esempio che noi oggi stiamo vivendo, malgrado il Concilio Vaticano II, stiamo vivendo ancora all'interno del paradigma tridentino, che ha codificato la Chiesa non più come comunità di persone, ma come societas perfecta, una società che si pone accanto ad altre società. Perché
poi nel Novecento è diventata anche società per azioni, ma vabbè. Però davvero si è strutturata come società accanto alle altre, come c'è la società di Francia, d'Italia, d'Inghilterra, c'è anche la Chiesa Cattolica e si configura come tutte le società in maniera piramidale. Sopra il Papa, i Vescovi, io faccio parte della gerarchia, i preti, prima del popolo, prima del popolo diamo un posticino anche ai religiosi, va? Frati e monache, e poi finalmente il popolo, i diaconi fanno parte a metà dei religiosi e dei cosi, perché stanno lì a metà, è un po' come sono questioni di lana caprina. Però sopra, Dio ci sarà pure da qualche parte, ma nello schema non rientra, l'importante è il Papa è sopra. Allora, questo modo di configurare la Chiesa, che perdura anche i nostri giorni, per quanti sforzi si dice che abbiamo fatto, eccetera, però, scusate, chi di voi fa parte di un cosiddetto consiglio pastorale, parrocchiale? Quanti siete? 4, bene. Avete possibilità di prendere decisioni? No, perché normalmente il consiglio pastorale è di tipo consultivo. Quindi voi potete avere tutte le migliori idee, essere competenti su tante cose, ma siccome il parroco sono io, ragazzi miei, è così. Vedete che tra Trento e il 2019 c'è il Vaticano II di mezzo, ma la nozione di popolo di Dio è lì nei documenti, è rimasta lì, ma non è passata. Perché? Perché tutto dipende sempre da quell'idea che ci siamo fatti di Gesù, che è il figlio di Dio, che ci ha detto che bisogna fare così per piacere a questo qui che lui chiama padre, ma che noi diciamo Dio, che è il nostro Dio, l'unico vero Dio, giusto, santo, ma che se non passi attraverso di me non puoi conoscere, e siamo ancora da capo. Quindi quel paradigma tridentino che ha fissato questo ordine di cose è ancora lì, ha fatto anche delle cose buone, per carità, e non discuto. Trento ha fondato i seminari, cercando di rialzare un po' il livello spaventosamente basso della cultura dei preti dell'epoca. Però la Chiesa Cattolica, oggi come oggi, e Papa Francesco su questo ci sta lavorando, grazie a Dio, con tutta la fatica che sta facendo, perché per carità non credo sia un compito facile per lui, però il fatto che lui insista tanto sulla parola discernimento, cosa vuol dire? Quando siamo chiamati a discernere, ragazzi, vuol dire che c'è crisi, e la crisi non è necessariamente negativa. Certo, se parliamo della crisi economica del 2008, sì, ma dentro la Chiesa la crisi è sempre qualcosa che fa bene, purifica, è un po' come la cicoria, no? Uno se la mangia perché almeno pulisce un po', è così. Allora, bisogna discernere nella crisi, e Francesco ci sta chiedendo proprio questo, perché lui l'ha detto bene, l'ha detto con altre parole, questa non è un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca. Nessuno di noi ha la soluzione in tasca, non sapremo dove andremo a finire, non sappiamo quale strada si aprirà a un certo punto davanti a noi, ma l'importante è stare in questa dimensione di discernimento per comprendere a questo punto e recuperare quelle dimensioni che Gesù, per le quali Gesù è morto. Altro che è morto per i nostri peccati, Gesù è morto per dirci, se vogliamo essere uomini e donne, così si è, fino all'espressione più alta, che è quella più inconcepibile per noi, che è il dono totale nel perdono. Perché dono e perdono sono le uniche due caratteristiche dell'essere pienamente uomini. Non si è uomini quando si spara, quando si uccide, quando si ruba, ma quando si dona e si perdona. Perché il modello che Gesù ci ha consegnato è questo. Ora, se uno si fida e si affida alla parola di Gesù, questo è. Se uno sceglie un'altra via,
nessun problema. Gesù non esclude nessuno e non butta via anche chi va per alien viam, per carità. Però nella sua testa, nel modello che lui ci presenta, questo è essere uomini. Allora, la Chiesa dovrebbe configurarsi come questa comunità, fatta di questi uomini, che però non è più piramidale, ma perché circolare? Perché quando Gesù, dopo la sua morte, diciamo, risorge, su questo vabbè, so che avete già discusso, parlato, eccetera, non ci entro nel merito, però quando Gesù risorge, dopo la sua risurrezione, nelle apparizioni cosiddette, gli evangelisti lo mettono sempre in un posto particolare. Quando Gesù appare, appare sempre in mezzo. Non è, per dirla così, sapete, all'epoca quando scrivono i Vangeli, non è come il nostro A4 che dice vabbè ho sbagliato, butto. Il papiro, la pergamena, se lo buttavi ti legnavano. Le parole non si mettevano giù a caso, si stava attenti, si pesavano davvero. Allora, perché gli evangelisti hanno sempre questa necessità di specificare che Gesù appare in mezzo? Dice, appare, appare, basta, che te frega se è in mezzo, di lato o sopra. Appare, no, in mezzo. Perché questa è l'immagine della comunità. E la particolarità della circonferenza è che tutti i punti sono equidistanti dal centro. Quindi tutti hanno la medesima dignità e la medesima possibilità davanti a lui. Non c'è chi più, chi meno, chi media e chi no, chi deve solo ubbidire e chi invece è investito del potere di comandare. Tutti identicamente equidistanti da lui e tutti investiti della medesima responsabilità di portare avanti questo discorso dell'umanizzazione, di umanizzare l'umanità. Perché? Perché Dio stesso si è umanizzato. Per questo lo facciamo, non per altro. Perché Dio stesso ci vuole talmente bene che ha scelto di umanizzarsi, di diventare in tutto uno di noi. E da questo punto di vista dobbiamo davvero recuperare questa dimensione all'interno delle nostre comunità oggi, perché di questo l'umanità, il nostro mondo ha bisogno. È inutile, io vi dico ragazzi, so che c'è qualcuno che ha un po' di capelli più bianchi dei miei, però non offendetevi. Ragazzi, è inutile che continuiamo a portare avanti queste idee di andare in chiesa. Piuttosto facciamo chiesa, non andiamo in chiesa. Facciamo chiesa però lì dove siamo, ma nel senso che Gesù ci insegna. Non siamo lì con la mazza teologica o dogmatica a picchiarla in testa alla gente dicendo tu puoi, tu non puoi. Non siamo lì a dire tu sei escluso perché non hai osservato, tu invece vieni perché hai dato. Non è questa la chiesa di Gesù. Anche nel caso impossibile che avesse voluto fondarne una. Lui ci ha consegnato uno stile di vita. Pensate solamente alla questione della celebrazione dell'Eucaristia. Quando le santissime mani consacrate del sacerdote si pongono sul pane e sul vino, lo prendono in mano e le parole che pronuncia quali sono? Offerto in sacrificio per chi? Per voi? E chi gliel'ha chiesto? Nessuno. Ma soprattutto, prima ancora, alla fine delle parole sul calice, cosa dice? Fate.
Non dice celebrate questo, fate, cioè fatevi pane voi stessi. Quello che, quel gesto che poniamo lì così semplice, che Gesù stesso ha voluto così semplice, va proprio in questa direzione. Fatevi pane, perché questo è l'unico modo per essere uomini, per realizzare l'umano, l'umanità, non ce n'è un altro. E allora, una chiesa che non cammina in questa direzione resterà sempre una cittadella fortificata, che raccoglie pochi adepti e lascia fuori un sacco di gente. È una setta, né più né meno, una setta fatta di qualche puro e tutto il resto fuori. Allora, non sta a me dire adesso che bisogna buttare via tutto, io questo non l'ho detto, però è vero che bisogna camminare risolutamente e che la prospettiva per il cambiamento non può partire dal semplice motivo che mancano i preti. Ma per fortuna, dico io, con tutti i danni che abbiamo fatto fino ad oggi, per fortuna mancano i preti. Allora, io sono amato dal mio vescovo, nel senso che lui sta in città alta e io sto da tutt'altra parte, quindi boh, ci vediamo col binocolo. È vero, però mi vuole bene, mi stima, a parole. Allora, è stato in Caritas un po' di tempo fa e... Noi, sapete, a Bergamo si sono inventati questa cosa, non so qui da voi come siete messi, non penso meglio di noi comunque, in diocesi hanno inventato le cosiddette CET, che sarebbero le comunità ecclesiali territoriali. Esiste anche da voi qui? Non sono le foranie o i vicariati, eh? Sono l'insieme di più vicariati. Più o meno. Prima c'erano le unità pastorali. Poi non bastava più neanche quelle, hanno fatto le CET. Infatti i vicari sono diventati i cetacei, ma vabbè. Allora è arrivato il vescovo da noi in visita e io prendo sempre l'occasione per salutarlo, così per molta deferenza da parte mia. E gli dico: oh Francesco, complimenti per l'ennesima... Si chiama Francesco il mio vescovo, ma niente che spartire con l'altro. Dico complimenti per l'ennesima riforma ecclesiale. Quando comincio così, lui mi guarda e mi dice: sentiamo cosa hai da dire. Allora gli ho detto: no, complimenti, che siamo passati dalla parrocchia, che era il piccolo orticello del parroco, al vicariato, praticamente un'azienda agricola, e adesso siamo alle CET, il latifondo. Dico veramente complimenti, dico, perché, e dico, e quale sarebbe il motivo di questa roba? Mancate voi preti, poi tu sei qui in Caritas, non vuoi lavorare nelle parrocchie. E dico complimenti ancora, perché se la prospettiva per riformare la Chiesa e ricominciare a creare comunità cristiane è la mancanza di preti, siamo messi bene. Allora non si può utilizzare la prospettiva della mancanza di preti. Adesso che mancano i preti, valorizziamo i laici. E cosa vuol dire? Perché fino adesso, allora, cioè, capite, è proprio questa la mentalità da cambiare. Bisogna uscire fuori da quella dimensione sacrale in cui ci siamo ficcati e dalla quale non riusciamo a uscire. Quella dimensione che ha fatto diventare luoghi sacri, persone sacre, oggetti sacri. Allora, tutto il resto che non rientra in queste categorie, cos'è? Da buttare? Dio lo schifa perché non è sacro? Anche i tempi sacri ci siamo inventati. Cioè, e tutto quello che non rientra in questo sacro, cos'è? Dio ogni volta che lo guarda vomita? Perché non è sacro? Cioè non è messo a parte, non è consacrato? Cioè, ci rendiamo conto che far diventare le persone schizofreniche non è farle diventare umane. Perché quando varco questa soglia ho un certo atteggiamento. Appena esco... Mi stava venendo, ma non potevo dirlo. Devo usare un linguaggio, mi dicono che è un linguaggio poco conveniente a volte, vabbè. Però è così, cioè dobbiamo davvero, come Gesù, perché il modello è lui, venire fuori da questa fogna in cui ci siamo messi
in tanti secoli e che ci ha ridotti così, a vivere da schizofrenici la nostra vita, sacro e profano, chiesa, vita mia, lavoro, vita civile, vita ecclesiale, vita civile, vita sociale. E, capite? Non può andare così. Allora, occorre davvero che ripartiamo dal comprendere e conoscere Gesù, questa è la prima cosa. E quindi, non dico cantarli a memoria, ma almeno i testi dei Vangeli conoscerli seriamente, lavorarci su, non stancarsi. Ortensio, da questo punto di vista, Ortensio Spinetoli, ci teneva tanto a questa cosa. Lui parlava, vabbè, i nostri vescovi che certamente non brillano per intelligenza, ma non basta un po' di fede, un po' di meditazione per dire ho capito il Vangelo. Serve studio, competenza, quindi fatica anche, fatica. E dobbiamo farla, e se non ce la fanno fare dobbiamo esigerla. Ai nostri preti, ditegli di smetterla di fare prediche insulse. Io ogni tanto mi diverto da biblista, entro in qualche chiesa la domenica, esco fuori piegato. Ma davvero, eh? Cioè, abbiamo fatto diventare il Vangelo, che è il felice annuncio, un codice di procedura penale. E non far questo, e non far quello, e se fai questo... E poi io veramente ormai sono diventato allergico, esco con l'orticaria quando non con l'orchite, quando sento espressioni del tipo siete chiamati a, dovete, mi raccomando, non dimenticate di fare questo, il tutto sotto la volontà di Dio. La volontà di Dio, chi la conosce, io non lo so. Io so solo che Gesù ha fatto passare un certo tipo di messaggio che ci fa capire che la volontà di Dio è la nostra felicità, punto. Dio ci vuole felici, e una chiesa che non ci vuole felici non ha il diritto di essere riconosciuta come la chiesa di Gesù. Chiudo con un'espressione che mi ha lasciato un monaco che ha vissuto nel Sahara. È un carpiato, quindi ve la ripeterò due volte per essere sicuro che la capiate bene. Non posso credere in un Dio che non sia felice anche quando io sono felice senza di Lui. Non posso credere in un Dio che non sia felice anche quando io sono felice senza di Lui. Questo è il Dio di Gesù. Questo è il Dio che vogliamo vivere come comunità che fa riferimento a Gesù. Grazie. Gli ultimi due papati prima di Francesco non è che ci abbiano aiutato molto a riprendere e a portare avanti il Vaticano II. Anzi, per certi aspetti abbiamo assistito a dei grossi colpi di freno che ci hanno impedito di portare avanti la riflessione. Quando uno riflette, se riflette, può anche riflettere sugli eventuali errori che si fanno. Si possono correggere i tiri, le strade, eccetera. Certo, se è impossibile riflettere, è chiaro che non si può neanche sbagliare, ma a sto punto viviamo in un museo delle statue di cera, a sto punto, cioè, capite? Quindi c'è stato questo grosso freno da una parte a ricondurre la categoria popolo di Dio, smorzandola con altre immagini, pur sempre bibliche, ma dal sapore differente. Corpo di Cristo, in un corpo c'è la testa, poi ci sono le membra, vigna del Signore, eccetera, cioè tutte espressioni che
in effetti hanno rilegittimato un certo modo, come dici tu, di intendere la Chiesa. Come approfondire questo? Beh, secondo me il Padre Eterno ci sta dando una mano, perché visto che mancano i preti, dice: ragazzi, la ricreazione è finita, no, si fa sul serio, per cui cominciamo a togliere un po' di scorie. Allora, questa parte qui per forza ci condurrà a riflettere dal punto di vista pratico sul recupero della nostra dignità battesimale, che è la prima cosa, è la prima cosa, la nostra dignità battesimale, che non ci fa persone di serie A e di serie B. Primo. Secondo, un ridimensionamento anche di quello che chiamiamo l'ordine sacro. Cioè, questa sembra quasi che ci sia qualcheduno che ha dei poteri ricevuti quasi magici, perché poi alla fine diventano così, di far sì che rende quasi presente Dio con la sua sola presenza. Gesù è stato molto più esplicito da questo punto di vista, è meno complicato. Dove due o tre, vedete che ci arrivate anche voi. Quindi non serve chissà quale mediazione, eccetera. Io per esempio personalmente non vedo nessuna difficoltà a che un padre, adesso se dico una madre metà della sala mi si alza e se ne va, ma vabbè, però che un padre o una madre di famiglia possono anche presiedere l'Eucaristia, io sinceramente problemi non ne ho, e ve ne racconto una che non invento io, Paolo, il signor Paolo Apostolo, che aveva già capito come funzionano i preti. Voi sapete che i preti, quando gli serve qualche cosa, cosa fanno? Vi dicono: ah, ma sai che sei bravo, ho saputo che fai queste belle, potresti darmi? Ecco, Paolo fa così, deve preparare il viaggio in Spagna e allora manda una lettera a Roma, quella che noi chiamiamo la lettera ai Romani, la lettera alla comunità romana, per preparare il terreno, no? Perché ha bisogno di fondi per arrivare in Spagna. Allora manda questa lettera dove presenta un po' la sua dottrina, quello che è, si fa pur d'apostolo, eccetera, super apostolo, tutto quel che volete, ma la parte più interessante della lettera ai Romani, secondo me, è la parte dei saluti. Avete mai letta? Stasera tornando a casa, quando arrivate a casa, leggetevela. Il capitolo finale, i capitoli finali dove Paolo saluta e dà il nome alle persone che saluta, sono quasi tutte donne. Eh sì, ma c'è un motivo, non perché Paolo fosse un donnaiolo, erano tutte responsabili delle comunità cristiane di Roma, parroche, chiamiamole così, giusto per intenderci, erano le responsabili. Voi sapete che a Roma i cristiani provenivano quasi tutti dai ceti bassi, erano quasi tutti degli schiavi o dei servi, insomma, non erano della nobiltà, dell'aristocrazia, e vivevano nelle cosiddette insule, questi condomini a più stanze, più piani, eccetera, eccetera. E abbiamo testimonianza che chi reggeva queste comunità cristiane a Roma, all'epoca di Paolo, erano donne essenzialmente. Poi, siccome ha capito che la Chiesa funzionava bene, hanno detto: no, guarda, funziona troppo bene, le donne da questo momento in avanti se le scordiamo, è finita lì. C'erano, no, ma sul serio, non scherzo, quindi io personalmente non vedrei proprio nessunissima difficoltà a che un padre o una madre di famiglia possano prendersi cura di una comunità cristiana. Mi piacerebbe poi vedere il marito che dice: oggi vado a confessarmi fuori perché non vorrei trovare mia moglie in confessionale e trovo la suocera dall'altra parte, ma va bene. Però credo dobbiamo recuperare proprio questa dimensione, capite? Dove tutto quello che Gesù, contro cui Gesù si è battuto, che ha buttato fuori dalla finestra la concezione sacrale del ruolo, che fa diventare sacra la persona, sacro il luogo, sacri gli oggetti, sacri i tempi, eccetera, non serve, insomma, fondamentalmente. E questo è uno dei percorsi da fare per liberarci proprio di queste cose. Voi adesso non ridete, ma noi portiamo ancora, per celebrazione dell'Eucaristia, portiamo ancora gli abiti della corte costantiniana,
le casule e le tunicelle erano gli abiti dei dignitari della corte romana. E siamo appunto nel ventunesimo secolo, per cui poi dice che la Chiesa non si adegua alle mode, alla faccia. Però capite, cioè, fin quando confondiamo l'espressione esterna di una realtà con il suo contenuto, e per restare un attimo sul tema di Gianpietro, io ho scandalizzato a Bergamo, mi hanno detto sì, tanto tu stai fuori, quindi vabbè, ok, io sono fuori. Vi ricordate quando è uscita Amoris Letizia? Tutto il fumo che ne è venuto fuori, tutti i problemi, la comunione, divorziati, risposati, eccetera, eccetera. E tanti preti che dicono, ah, io aspetto le indicazioni del vescovo. Cazzo ne sa il vescovo, io non lo so, però vabbè. Ho detto una parolaccia? Mi scuso, scusate. Allora, Francesco aveva chiesto esplicitamente di esercitare l'arte del discernimento davanti a queste situazioni di amori fragili, feriti, relazioni ferite, eccetera, eccetera. Io ho detto in una riunione di preti a Bergamo, ma scusate, è una bellissima occasione questa. Perché un consiglio pastorale di una comunità non può diventare davvero il luogo che si prende cura, si fa carico di queste situazioni e discerne sul percorso da fare insieme a queste persone? E il consiglio pastorale impara l'arte del discernimento proprio discernendo in queste situazioni di relazioni ferite, eccetera, eccetera, e non è soltanto il luogo dove si decidono le feste della parrocchia o la gita da fare a Medjugorje. Perché un consiglio pastorale non diventa davvero il luogo del discernimento anche per queste situazioni? Chi meglio di chi vive la vita di ogni giorno conosce le persone? Sa veramente come stanno le cose? Perché le persone, ma che cavolo vuoi che gli vadano a dire? Non dicono tutto al parroco. Le persone poi vedono anche chi sta fuori, chi sta sullo stesso piano del condominio, vede, sente, si informa, parla, conosce, cose che un parroco non fa perché è impegnato a tirar su i conti e a cercare i soldi per riparare il tetto, cascasse sulla chiesa il tetto. Quindi abbiamo perso un'occasione anche qui. I criteri che li danno i preti, gli stessi incompetenti che non hanno criteri per leggere la Bibbia. Ma si può? È su questo che bisogna camminare. È qui che un consiglio pastorale può diventare davvero il luogo, lo spazio di un discernimento che poi diventa misericordia e accoglienza. E non stare al prete e star lì a dire adesso facciamo un cammino penitenziale. Cazzo, se ne è appena venuto fuori da 15 anni di sofferenza, gli fai fare pure il cammino penitenziale. Ma ti sembra normale? Capite? Per dirne una, ma ce ne sono tante altre. Anni e anni di liturgie sontuose, belle. Io quando sento l'espressione che bella messa, mi vengono due mongolfiere che guarda. Anni di liturgie, di catechesi, di incontri e di pellegrinaggi, eccetera, eccetera. Guarda quante parrocchie poi hanno accolto i migranti. E non parliamo di chi va in chiesa la domenica, corpo di Cristo, amen, poi va fuori, merda del neger. Non votano Salvini, assolutamente no. Salvini è ancora troppo leggero. Però, cioè, ragazzi, è la nostra Italia cristiana e cattolica questa. Allora, se essere cristiani e cattolici vuol dire essere disumani, mi faccio buddista. Perché comunque non è possibile
vivere adesso, il Vangelo di Gesù in questo modo. Non si può. Come non si può essere sprovveduti, ma su questo siamo tutti d'accordo. Non si fa accoglienza in maniera stupida, indiscriminata, senza nessun piano. È possibile che l'Italia funziona solo sempre e solo per emergenza. Quindi, sì, ma non certamente a noi. Non certamente a noi, che chi lavora seriamente viene messo poi nel calderone e vabbè. Però il problema è che chi solleva anche critiche costruttive dicendo sediamoci, avremo qualche proposta. E ti dicono sempre no, vabbè, dice, a questo punto. Però è anche vero che la maggior parte dei nostri cristiani, da questo punto di vista, quindi dico, cosa abbiamo celebrato fino adesso? Cosa abbiamo fatto? Poi ci lamentiamo che mancano i preti, ribadisco, per fortuna. Ma ti ricordo che già l'ha detto anche Papa Francesco, che sono tutti i tradizionalisti, sono fatti i segni di croce al contrario, quando ha detto che Dio non è cattolico, ma per fortuna. Sì, da questo punto di vista io sottoscrivo quello che dici, non ho nessun problema. L'unica cosa, che uso il termine differenza, ma con le virgolette. Non per creare delle barriere o dell'essere più o meno. L'unica cosa che a me ispira da questo punto di vista è il ritrovarmi nella figura e soprattutto nel modo di essere uomo di Gesù. Questo sì. Ed è questo che mi caratterizza come essere uomo dentro questo mondo. Quindi come, usiamo la parola classica, discepolo. Che va dietro a questo maestro per me affascinante. Non dico che poi lo sia per tutti, però per me sì, nel senso è talmente affascinante che sono disposto davvero a giocarmi la vita per questo modo di vivere. E quindi immagino che ce ne siano altri come me, che sono affascinati dalla stessa persona. E questo mi permette allora di porre dei segni, dei simboli, non di esclusione, ma di riconoscimento, perché il simbolo non divide mai, unisce. E quindi che mi permette di riconoscermi con altre persone in questo, ma non è un riunirsi escludente e esclusivo. Adesso parlare dell'Eucaristia così, l'abbiamo fatta. Nel nostro percorso un po' infernale, oserei dire, di questi secoli, l'abbiamo fatta diventare il premio, il pane, il premio dei giusti e non il pane dei peccatori, come doveva essere. Gesù, a parte che Gesù era un uomo molto libero e quindi privilegiava alcune categorie, ma non escludeva gli altri. Gesù a casa dei farisei ci va a mangiare. Certo, un po' sadicamente, perché ogni volta che Gesù mangia i farisei gli va di traverso i farisei, vabbè. Però no, non disdegna di andare anche da quelli che gli fanno contro. Non è che mette sul muro o il muso, ci va, glielo manda per traverso, ma ci va. Così come privilegia il fatto di andare da persone che ufficialmente erano persone da non frequentare. Però è lì che Gesù vive i suoi pasti migliori, che fa effettivamente fa Eucaristia con queste persone. A noi oggi scandalizza questa cosa, ma non è che Gesù si facesse poi molti problemi. Insomma, noi abbiamo delle tradizioni evangeliche che ci riportano prese il pane, questo è il mio corpo, parabà, 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 parabà. Sì, ma i pasti che ha fatto con tutti gli altri non avevano la stessa valenza? Uguale, precisa, identica. Gli Vangeli ci raccontano le comunità che hanno cristallizzato in un piccolo rito quello che avveniva durante la cena normale, in cui a un certo punto si fa memoria del Signore. Ricordiamoci che Giovanni, il teologo per eccellenza degli evangelisti, non ci racconta l'ultima cena con il pane e con il vino, ma con la lavanda dei piedi. E grazie.
avrà ben voluto dire qualche cosa questa cosa qui, eh? Penso che ci arriviate anche voi. Vi racconto l'ultima. Il giovedì santo ero a Cascia, non perché sia particolarmente devoto di Santa Rita, io sono un caso impossibile, ma neanche lei con me ce la fa, però ero giù per un convegno con un gruppo, un'associazione di amici di Sant'Agostino, un gruppo un po' di persone come voi, come me, in ricerca, in ascolto, nello scavo del proprio pozzo faticoso personale, no? Per non adagiarsi così sulle cose dette, ma nella ricerca personale. Insomma, giovedì santo abbiamo fatto due incontri, poi alla sera la celebrazione in cena Domini, la lavanda dei piedi. E c'era l'Evescovo Emerito di Orvieto. E, vabbè, solita pagliacciata, no? Okay. Si spoglia dopo l'omelia, mette sto grembiulino, tutto bello impizzettato bianco naturalmente, lava i piedi a sei persone e poi risale su, ma a un certo punto spacca un po' il cerimoniale, perché c'era lì il cerimoniale del Monsignorino pronto a cambiarlo per rimettergli la casula. Il vescovo lo caccia via e va di nuovo all'ambone dove appena aveva letto il Vangelo e ha detto la predica, e dice ai fedeli: vedete questo grembiule? Gesù, dopo la lavanda, non se l'è più tolto. Questo è il segno dell'essere servi dell'umanità. E io dico, azza, finalmente ha capito. Si gira e toglie il grembiule. Anche in sagrestia sono andato giù dopo la messa e gli ho detto, ma mi scusi, ha detto una cosa bella, vera, dico, che già da parte di un vescovo mi ha stupito. Perché non ha continuato l'Eucaristia mettendo, se proprio voleva, una semplice stola sopra quel grembiule e basta? Il rito è rito. Capite? Quando c'è questo scollamento, uno dice o esci o rischi di essere messo dentro per omicidio, ma a sto punto. Però a questo siamo. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Sì, a parte che ho un po' di problemi con questi tre, io, vabbè, perché non so come funziona la faccenda, devo ancora capirla. Ma più che, vabbè, è vero, Gesù probabilmente aveva il suo bel caratterino, anche se ce l'hanno sempre dipinto il classico biondone con gli occhi azzurri, con la pecorella qui sulle spalle, tutto dolce, lasciate che i bambini vengano a me, eccetera. Probabilmente era anche un bel... per essere un palestinese all'epoca, deve essere un bel caratterino. Non è che s'arrabbia perché non capiamo, ma s'arrabbia perché capiamo troppo bene e quindi non facciamo quello che abbiamo capito che lui fa e per come lui lo fa. Pietro, quando dice non ti accadrà mai questo, è perché lui ha già in mente la sua idea di Gesù, di Messia, di Cristo, eccetera, eccetera. E quindi o stai in questo schema oppure io non ti vengo dietro. Non sono io che non capisco, sei tu che sei sbagliato. E quindi da questo punto di vista è facile cadere dentro nella tentazione prima di pensare come vorremmo il Padre, il Figlio o lo Spirito Santo, e quando poi effettivamente cominciamo a entrare in relazione, se non sono come vorremmo noi, non sono io che non capisco, sono loro che sono sbagliati. E questa è un po' la difficoltà che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora anche nella Chiesa, perché siamo andati avanti per secoli presupponendo o supponendo che Dio fosse in un certo modo e non ci siamo fatti proprio nessun patema d'animo nel dire Dio è così, pac, 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 come se fosse un teorema geometrico, messo giù vari puntini A, B, C, D, e funziona così, senza dargli nessuna possibilità, nessuno spazio. Deve essere così perché ce l'ha detto lui. Dove? Nella Bibbia. Chi l'ha letta? Noi, abbiamo capito noi, è così.
Io sinceramente da questo punto di vista ci andrei un po' piano. Dico sempre, non chiedetemi di dirvi chi è Dio perché io non lo so. Cioè non me la sento di parlare di una cosa che non posso definire e quindi per rispetto non definisco. Posso dipingerlo, sì, posso dipingerlo usando come modello ispiratore il Gesù che riesco a far emergere dai Vangeli e quindi il suo modo di essere e di porsi in mezzo a noi. Posso tentare di farlo così. Poi il resto ci andrei con molta calma, perché sì, va bene, Spirito Santo. Quando torno sul testo del Genesi, ci viene detto che sopra il grande abisso aleggiava, ma aleggiava la Ruach Elohim, che non è il ponentino romano, era un vento impetuoso che scombinava le cose. Poi a un certo punto lui parla. E lo fa in ebraico, è bellissimo perché purtroppo in italiano abbiamo perso, non sentiamo la bellezza e la potenza di questa cosa. A un certo punto il narratore ci dice che da tutto sto casino, il tohu wabohu, l'abisso enorme, il vento, insomma tempesta, ambiente inabitabile, Dio disse Yehi Chor, un soffio, che vuol dire sia luce. Quindi, quando parliamo, cosa facciamo? Oltre a emettere suoni, emettiamo anche aria. Ecco, non è che lo spirito è proprio questa aria, questo vento, questo soffio modulato in forma di parola che ci viene comunicato dal Creatore e che continua a aleggiare nella nostra vita non più come soffio e vento impetuoso, ma come vento che è stato limitato, che si è posto un limite, che è addolcito perché è diventato, si è fatto parola. E parola esige relazione e relazione esige rispetto e riconoscimento dell'altro. Quindi, quando io parlo di spirito intendo questo, che è poi lo stesso spirito che ha condotto Gesù a dare la sua vita perché il mondo viva, cioè perché l'umanità viva. E per fare questo ha dovuto, in un certo senso, anche lui fare spazio, ritirarsi. E il suo massimo punto di ritiro è la croce. Quando diventa uno dei vinti per eccellenza, un morto. Un morto chi è? I morti chi sono? I vinti per eccellenza. Più ritirato di così per fare spazio a questo spirito che ci permette di costruire relazioni nuove, modulate, limitando la nostra potenza o delirio di onnipotenza. Non ci staremo. E la comunità ecclesiale deve diventare questo spazio dove la parola circola e limita il delirio di onnipotenza di ciascuno. È questo che ci viene chiesto. O in altre parole, come dice Paul Beauchamp, la comunità ecclesiale dovrebbe diventare il luogo dove ciascuno impara a diventare pastore della propria animalità, per diventare umano. Teniamo presente, o tieni presente, mi rivolgo a tutti. Questo è uno dei testi che ha fatto scorrere i classici fiumi di inchiostro e naturalmente si è utilizzato per giustificare un sacco di roba, soprattutto il potere, diciamo, legato alla gerarchia. È indice, questa espressione all'interno del Vangelo, è indice di una comunità in difficoltà. La comunità di Matteo, che è di Luca, scusa,
ma che riflette quella di Matteo, perché il detto originale è preso da lì, che è in difficoltà perché si trova a dover gestire delle situazioni, dice: come facciamo? Gesù ha aperto la porta a tutti, ma qui qualcuno non ne vuol sapere. Allora fanno ricorso a questo, diciamo, questa terminologia rabbinica, dove originariamente legare e sciogliere voleva dire semplicemente certificare o meno l'autenticità di una affermazione, di una inconformità alla dottrina, diciamola così per farla spiccia. Per cui dentro la comunità si diceva: questo risale, questo l'ha chiesto Gesù, questo no. Comincia lì questa faccenda qui del dire che cosa ha detto Gesù, che cosa non ha detto, e naturalmente chi ha il potere o chi dice di aver ricevuto il potere applica questo di conseguenza. Io credo che possiamo superare ampiamente questa cosa qui, anche se facciamo molta fatica oggi. Avete visto, anche Papa Francesco, per esempio, ha fatto molta fatica, fa molta fatica, ma lo capisco, perché ha la sua, primo, ha la sua età, secondo, ne ha già tanti addosso. Se dovesse fare qualche altro passo in più, sinceramente, credo che torneremmo ai buoni vecchi tempi degli avvelenamenti. Quindi suppongo che fa molta fatica anche lui, per esempio, non so, circa l'ordinazione femminile, l'ordinazione di uomini sposati, eccetera, la legge del celibato, che è una legge sostanzialmente positiva, cioè che nasce nell'ambito della legislazione canonica, non ha niente a che vedere di teologico o di roba del genere. Cioè, Pietro era sposato, quindi. E sapete perché ha tradito Gesù, vero? Perché gli ha guarito la suocera? No. Quindi, cioè, questa cosa qui è proprio, è la tensione della comunità cristiana attuale, è sempre la tensione tra carisma e autorità. Perché quello che Gesù chiede ai suoi non è di non avere autorità, ma di avere un'autorità modellata sull'autorevolezza del servizio. È questo il punto. Allora, se il criterio è il bene dell'uomo, tutto deve essere orientato lì, anche quando questo comporta la trasgressione di qualche legge, come ha fatto lui. E chi ha l'autorità, tra virgolette, ha l'autorità per far osservare questo principio, non per salvaguardare la propria autorità. È questo il punto. Quindi, legare e sciogliere, sì, ci può stare, a patto che diventi l'espressione o la certificazione di: è quello che ha scelto Gesù, cioè fa parte del suo stile di vita questo, oppure no? E questo è il punto. E il suo stile di vita, ripeto, è legato a un unico e assoluto, assoluto principio: il bene dell'uomo. Tanto è vero che per uno che è stato definito il fondatore del cristianesimo, aver dato un unico comandamento in cui Dio non c'è, insomma, amatevi gli uni gli altri, questo è l'unico che Gesù dà. E Dio non c'è lì dentro. Perché? Proprio perché Dio passa attraverso la nostra umanità. Non c'è niente da fare, questa è l'unica strada. Non sta né su, né giù, né qua, né là. Passa attraverso la nostra umanità, come è passato attraverso la carne di Gesù. Noi questo l'abbiamo dimenticato, perché è faticoso accogliere questo. Se non ci convertiamo noi stessi, e la conversione è questo, passare dal Gesù come Dio al Dio come Gesù. È inutile che stiamo a rovellarci a dire che Gesù è Dio. Cosa cambia nella tua esistenza sapere che Gesù è Dio? Cosa ti cambia? Niente. Vuoi sapere invece come è Dio e cosa fa? Bene, allora, Dio è Gesù. Il suo modo, la sua carne ci rivela chi è Dio. Lì allora leghi o sciogli. Sei in conformità a questo, non a altre idee. Quindi, ragazzi miei, stasera, tra tutte le cazzate che io posso aver detto, però questa non perdetevela. Portatevi a casa questo criterio.
non tanto Gesù come Dio, ma Dio come Gesù. Quindi se voglio parlare di Dio devo partire da lì, dalla carne di Gesù.